Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati per l'ultima parte di Non solo Roma, siamo quasi in addirittura d'arrivo per la fine di questa puntata. Parliamo di ambiente perché tornano due appuntamenti davvero importanti stabiliti e voluti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Domani 21 marzo, giornata mondiale delle foreste, il 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. Capirete bene che in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo dal punto di vista climatico e ambientale, queste due giornate assumono un significato ancora più importante e profondo. Andando nel dettaglio, Roma non ha dei dati positivi per quanto riguarda il clima, purtroppo la qualità dell'aria, ma anche il consumo di suolo. Anzi, nel 2022 è stato classificato come il comune con il più alto consumo di suolo in Italia. Approfondiamo questo discorso insieme ad una realtà che si occupa di ambiente e di tutela degli animali ormai da tantissimi anni, il WWF. Do il mio benvenuto in collegamento video alla Presidente WWF Roma e Area Metropolitana, Raniero Maggini. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a lei Raniero per essere presente in questo spazio e approfondire appunto questo discorso con noi. Arrivano due giornate molto importanti, no? Che come abbiamo detto assumono un significato molto profondo in un periodo come questo, la giornata mondiale delle foreste e la giornata mondiale dell'acqua, due beni essenziali per la nostra sopravvivenza, è corretto dirlo, no? Sì, sono due risorse imprescindibili, soprattutto in un momento in cui si parla appunto diffusamente di cambiamenti climatici. Le foreste da luna ci aiutano in qualche modo già a contenere gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, perché non è una dimensione che dobbiamo scoprire, purtroppo la stiamo già vivendo, la stiamo già subendo, mentre la risorsa idrica è fortemente minacciata da questi processi in atto e le costanti siccità alle quali purtroppo ci stiamo anche abituando, purtroppo sono sintomatiche di una situazione che è già molto avanzata. Quello che preoccupa è che purtroppo però le risposte non sono adeguate, spesso e volentieri quando si parla di siccità sembra che la risposta più spontanea, immediata, che le amministrazioni ritengono di adottare siano quella di aumentare i prelievi che poi impoveriscono anche i nostri fiumi. Insomma, in qualche modo si crea un circolo vizioso pericolosissimo che aumenta gli effetti dei cambiamenti climatici anziché in qualche modo correre ai ripari. Il caso più emblematico per il nostro territorio è il lago Albano, corretto, Presidente? Sicuramente il sistema degli Albani, il lago di Albano, Castel Gandolfo, eccetera, insomma, Ennemi, rappresenta sicuramente una situazione ormai di crisi conclamata da decenni. Purtroppo sono talmente evidenti questi dati che se dovessimo capitare appunto sul lago di Albano e notare gli approdi che furono allestiti per le gare di canoa negli anni 60 per le Olimpiadi, sì, vedremo che sono sollevati di circa 3 metri sopra il livello dell'acqua attuale. Insomma, quindi questo ci dà contezza di quanta acqua sia andata persa in questi anni. Non dimentichiamo che nel 2017 e anche più recentemente c'è stata una crisi idrica che ha colpito anche il lago di Bracciano. Parliamo peraltro di due realtà, e insomma, ci corre l'obbligo di ricordarlo, che sono all'interno di aree naturali protette di grande importanza, due parchi regionali, dall'una quello dei Castelli Romani, dall'altra il sistema appunto di Bracciano Martignano. Oltretutto su Bracciano quella crisi ha riverberato degli elementi che sono visibili anche ancora oggi e che certo non sono stati recuperati, perché i danni ambientali, diciamo, hanno un tempo molto lungo per poter essere recuperati. Certo, chiaro. E dall'altro ricordiamo che Bracciano è anche riserva idrica della capitale. Quindi tra le altre cose. Di accortezza, diciamo, un pochino più di attenzione. Effettivamente, sì. Ma ecco Presidente, arriviamo un pochino alla praticità, no? L'uomo fa dei danni incommensurabili, ormai questo è conclamato, no? Come possiamo però tutelare quello che abbiamo adesso, cioè cercare di proteggerlo, in questo caso le foreste e l'acqua, visto che insomma ci avviciniamo a due date importanti, cosa anche nel nostro piccolo, ecco.
Sì, cioè, allora, le scale sono diverse, sono molto attuali, riguardano sia i comportamenti individuali, insomma, molti dei comportamenti li conosciamo, fare docce brevi, non lasciare l'acqua aperta quando ci si lava i denti, per fare proprio un esempio di dettaglio, come ci è capitato spesso di ricordare, evitare magari di sprecare acqua nel lavare le nostre auto, perché è veramente una contraddizione in termini. Detto ciò, ovviamente la palla è anche ai Alle nostri istituzioni, decisori, certo. alle amministrazioni che naturalmente in questo momento stanno adottando scelte, hanno adottato scelte e purtroppo ancora si indugia su scelte ispirate al passato e bisogna veramente rapidamente guardare al futuro. Non ci si può permettere più il lusso neanche di nicchiare davanti a dei fenomeni che, come peraltro lei stessa ricordava prima, il fenomeno del consumo del suolo, purtroppo Sì. Roma è divorata dal cemento e che certo accelera gli effetti del cambiamento climatico. Pensiamo anche agli effetti che si producono durante le estati con le ondate di calore che colpiscono anche la salute delle persone e purtroppo però si continua ad investire sul cemento anche laddove veramente fuori luogo. Io penso al Pratone di Torre Spaccata a Roma dove si Esatto, beh, lì c'è una immagina bella battaglia in atto, eh. Speriamo che le associazioni la vincano, no? sì, che in primis sono i cittadini che Sì. stanno mostrando veramente una grande lungimiranza, talvolta maggiore di quella di chi amministra. E là sotto ci sono quattro ville romane censite dalla sovrintendenza. Non è, come dire, una fantasia di un'associazione, di un No, comitato. certo. Sono fatti, certificati. Ed è forse su quello che dovremmo investire, lasciando spazio al terreno libero che anche, diciamo, ospita una Dovrebbe, biodiversità, ma e tra le altre sicuramente ancora cose, no? molto ricca nella Esatto. città. E poi tra le altre cose è un patrimonio davvero anche per i cittadini, no? Per i giovani, per i bambini che magari vogliono respirare un po' di aria pulita in una città che lo certificano, anche in questo caso non ci inventiamo nulla, Presidente. Le centraline ARPA, la qualità dell'aria non è buona per niente. No, questo io credo che sia un dato evidente, così come dovremmo rammentare. Purtroppo la nostra memoria spesso, diciamo, a breve Tende a termine non funziona al dimenticare. meglio. Siamo usciti da un'emergenza sanitaria planetaria come quella da Covid-19, in cui è stato evidente come il virus abbia fatto maggior danno nelle aree fortemente impattate dall'inquinamento atmosferico. Allora, forse anche in termini di prevenzione dovremmo essere più accorti, non solo per far fronte alla crisi climatica, ma anche per evitare che si vengano a determinare nuove circostanze che possono fare tante vittime, come già abbiamo purtroppo subito. Questi sono tutti elementi che sono evidenze, così come è evidente che la potenzialità del nostro territorio tra natura e cultura è tale che gli investimenti che vanno in un'altra direzione, francamente, sembrano veramente anacronistici, una beffa rispetto al presente. Assolutamente verissimo. E proprio per, diciamo, celebrare queste due giornate così importanti, rispettivamente quella di domani e quella del 22 marzo, WWF ha organizzato una manifestazione, un evento abbastanza significativo per il 24 marzo. Ora vi faremo vedere la locandina. In sostanza si vuole salvaguardare il Pratone di Via Teulada, un altro spazio verde fondamentale per la nostra città, no? Sì, allora qui i temi sono tanti e diversi, anche se Sì. poi tornano sulle questioni che ci siamo già detti fin qui. Intanto sono i cittadini che appunto chiedono a gran voce che quell'area venga salvaguardata proprio perché è fortemente fruita dai residenti. Viene definito l'ultimo prato di prati, è un gioco di parole che però insomma è molto efficace, chiarisce Sì. molto bene la situazione. E che ricade all'interno della riserva naturale regionale di Monte Mario. Allora, noi ne facciamo anche una questione di principio giuridico. Il legislatore ha voluto una riserva in quell'area, evidentemente sono stati riconosciuti dei valori, perché le riserve non vengono certo istituite così dall'oggi al domani, senza un'istruttoria ben definita anche dal punto di vista scientifico.
com'è plausibile che improvvisamente si vada in una direzione uguale e contraria senza motivarlo. E peraltro i cittadini ancora una volta fanno delle proposte molto concrete per dare la stessa risposta che viene richiesta con l'estensione della città giudiziaria, dando, diciamo, recuperando degli spazi oggi non utilizzati e che forse sono veramente, come dire, la volta corretta per guardare ad un futuro sostenibile. Quindi quell'area che ha un valore sicuramente sociale, sicuramente ambientale e che in questo caso andrebbe riscoperto anche in termini di riqualificazione, quindi con un ripristino appieno della sua vocazione ecologica, quella è un'area che nasce esattamente come zona umida, pertanto veramente si potrebbe fare molto, moltissimo, ma certo non portare ancora cemento. Beh, infatti, è quello che ci auspicheremmo davvero in una città come Roma che ha già abbastanza, no? Ha già abbastanza mattoni, ecco, diciamola così, No, Presidente. non Beh. solo, noi abbiamo anche cercato di perorare una causa. Roma, lo si diceva prima, ha una fortuna straordinaria, un territorio a vocazione naturale ancora molto importante, tanto che sono diversi parchi e riserve presenti, un territorio agricolo notevole, così come non ci sfuggono le ville storiche e quant'altro. Chiaro, Roma può certo. ambire ad essere riconosciuta capitale europea della biodiversità. E anziché in qualche modo sostenere questo percorso, sembra che invece il primato che si voglia conclamare sia quello appunto di città che consuma maggiormente suolo. Ed Diciamola è così, un un grande peccato. peccato, ecco, Presidente, È un grande davvero. peccato, ma è anche una grave colpa nel In momento in primis. cui siamo chiamati ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. È vero, verissimo, perfettamente d'accordo con lei. Io la ringrazio di cuore. Allora diamo appuntamento ai nostri telespettatori facendo vedere brevemente la locandina il 24 marzo, salvaguardare e tutelare il Pratone di Via Teulada. Insomma, ci sono delle attività gratuite adatte a tutti, tutto organizzato anche da una bellissima realtà come quella del WWF. Grazie Presidente, è stato un piacere. Saremo in tanti con tutti i cittadini che già difendono quel posto a partire dalle 10:30 a Piazza Mazzini con il WWF proprio al Pratone a partire dalle 11. Vi aspettiamo. Grazie, a presto. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.